Cari fratelli, care sorelle, siamo nella domenica 32esima tra l'anno e la liturgia in questa domenica ci ricorda qualcosa di straordinario, cioè la commemorazione della Basilica Lateranense, della Basilica di San Giovanni in Laterano. E dunque tutta, vedremo, la liturgia è incentrata sulla realtà del Tempio, luogo della presenza di Dio, luogo della presenza di Cristo. Ecco, Padre buono, tu che prepari il Tempio della tua gloria con le pietre vive scelte che sono gli uomini, che siamo tutti noi, e fondi sulla Chiesa il tuo Spirito, perché tutto il popolo cristiano edifichi fortemente questa Chiesa poggiando sulla realtà del tuo Figlio Gesù. Tu che hai voluto chiamare nella Chiesa tutta la moltitudine dei popoli, fa che ogni popolo radunato nel tuo nome ti adori profondamente, ti ami, ti segua e sotto la tua guida giunga ai beni da te promessi, alla piena comunione con te. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, cari amici, oggi questa solennità della dedicazione della Chiesa del Laterano, come un po' accennavo, ci aiuta a concentrarci sulla realtà del Tempio, che è il luogo dell'incontro di Dio e dei fratelli, luogo della fraternità, della comunione piena. Ebbene, tutta la liturgia oggi celebra questa solennità per questi motivi. Anzitutto perché San Giovanni in Laterano è la cattedrale di Roma, dove risiede il Vescovo di Roma, che è il Papa, anche se il Papa si trova in realtà in Vaticano, in San Pietro, ma la cattedrale di Roma è San Giovanni Laterano. Anticamente i papi vivevano proprio lì, presso il Laterano. Ma un altro motivo per cui la Chiesa vuole celebrare questa festa, perché il Laterano è la madre di tutte le chiese. E dunque tutte le chiese convergono verso questa madre, questa chiesa universale. E quindi la Chiesa del Laterano diventa il punto di riferimento di tutta la comunione ecclesiale, di tutto il popolo cristiano. Ebbene, detto questo, dobbiamo però ricordare che questa festa non sottolinea soltanto il Tempio fatto di pietre materiali, ma vuole sottolineare quello che è la dimensione fondamentale, l'asse centrale di tutta la realtà della Chiesa, che unifica tutte le Chiese. E allora ecco, qual è il significato del Tempio? Il Tempio è il luogo, come accennavo, dell'incontro salvifico con Dio, e questo è sottolineato soprattutto nella prima lettura, come vedremo. E poi ancora potremmo dire che il Tempio, la Chiesa, diventa il luogo, lo spazio dell'incontro di Dio, dello Spirito e della comunità. Passiamo in rassegna le tre letture, anche se rapidamente. La prima lettura è presa dal Libro dei Re, il capitolo ottavo, e c'è la grande preghiera di Salomone, che Salomone fa in occasione dell'inaugurazione del Tempio di Gerusalemme. E qual è la caratteristica di questa preghiera? È una preghiera universale, perché Dio, dice Salomone, neanche i cieli lo possono contenere, tanto è universale la grandezza di Dio, ma la sua presenza anche è universale, il luogo particolare certamente di questa presenza è il Tempio, ma tutta la creazione è il luogo della presenza di Dio. E poi si sottolinea anche in questa preghiera che Dio è vicino al popolo,
Dio non abbandona mai il popolo, ma vive in mezzo al popolo, sostiene il popolo nel suo camminare, nelle sue difficoltà, nella sua vita. Dunque, Dio è il Signore del mondo, anche se non si lega direttamente con un popolo particolare come Israele, ma attraverso Israele si apre a tutti i popoli. Come accennavo, il Tempio allora di Gerusalemme nell'Antico Testamento rappresenta in concreto il segno dell'alleanza tra Dio e il popolo, è il luogo dell'incontro della fraternità. Detto questo, veniamo alla seconda lettura. La seconda lettura è presa dalla prima lettera di Pietro. Nel capitolo secondo si dice che il Tempio vero, il Tempio di Dio, è la Chiesa, è il luogo dove abita la realtà di Dio. Naturalmente noi sappiamo che il vero Tempio è Cristo. Dice la lettera di Pietro: accostatevi a Cristo, pietra viva. E l'altare, potremmo dire, di questo Tempio rimane proprio il Cristo morto e risorto, potremmo dire innalzato, sacrificato, ma anche risorto. Questa pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo, ecco, che è diventato il luogo dove diventa preziosa questa pietra scartata, che diventa il fondamento di tutto. Dunque Cristo, anche oggi, nella Chiesa, è il luogo, è il vivente, è colui che vive in mezzo al popolo. Naturalmente anche i cristiani fanno parte di questa Chiesa, sono queste pietre vive che edificano questo Tempio spirituale, che è la Chiesa. E questo Tempio spirituale è la vera abitazione di Dio che è costruita dallo Spirito Santo, dove i credenti offrono i doni spirituali come sacerdozio, ecco, santo presso Dio. Ecco, visto questo, la visione dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, del Tempio come Chiesa, Cristo e i credenti, pietre vive, veniamo al Vangelo. Il Vangelo ci presenta il capitolo 4, un piccolo brano del dialogo tra Gesù e la donna samaritana. A un certo punto questa donna domanda a Gesù: ma qual è il vero culto? Il vero culto è a Gerusalemme, dove c'è il Tempio, o qui, dove c'è il Tempio dei Samaritani sul Monte Garizim? Qual è la vera religione? E Gesù che risponde: credimi donne, è arrivato il tempo, né a Gerusalemme né su questo monte adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza passa attraverso i giudei, ma viene il tempo, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Dio nello spirito e nella verità. Molto importante questa affermazione. Adorare Dio nello spirito e nella verità. Cosa significa? Che noi dobbiamo adorare il Padre nello Spirito Santo, ma attraverso la persona di Gesù. Lui è la verità. La verità del Padre. E allora, ecco, con questa espressione Gesù ci vuol dire questo. Non ci vuol dire che il culto cristiano è un culto interiore, intimo, personale, privato, no, potremmo dire quasi in polemica col culto esteriore, no, ma che il vero culto è adorare Dio nello Spirito Santo e nella persona di Gesù, nella parola di Gesù. Dunque la vera religione ormai sarà la religione del cuore, quella religione da praticare, potremmo dire, nella fedeltà allo Spirito di Dio, è aperta sempre però allo Spirito di Gesù. E allora adorare in spirito e di verità, possiamo dire anche, è adorare il Padre nel Cristo verità sotto questa illuminazione potente dello Spirito Santo. Vedete, è il mistero trinitario che Gesù ci invita ad adorare profondamente. Ecco, vorrei concludere questa breve riflessione dicendo che in fondo adorare il Padre nello Spirito e nella verità è adorare la parola di Gesù, vivere nella sua sequela, ma sempre alla luce dello Spirito.
Padre, ti ringraziamo di questa parola che ci fa veramente partecipi pienamente di questa realtà profonda con te, con il tuo figlio Gesù. Ci sentiamo queste pietre vive che costituiscono questo tempio di Dio nel quale tu risiedi. Fa che ognuno di noi ti possa adorare profondamente attraverso l'azione dello Spirito, ma con tutta la potenza del tuo figlio Gesù, perché tutti noi ci possiamo sentire figli tuoi, figli amati e protetti da colui che abbraccia tutta l'umanità, tutti coloro che hanno il cuore aperto all'azione dello Spirito. Ti chiediamo questo per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.